Ciao ragazzi, spero che stiate tutti bene. Oggi cominciamo con una BMW 320 GT 190 cavalli. Andremo a mettere una centralina aggiuntiva GT4. Adesso vi faccio vedere. Questo è in breve quello che si riceve quando si ordina una GT4, quindi set di cavi completi per turbo, rail e pedale acceleratore, connettore da inserire, dopo vi faccio vedere, vari connettori di sicurezza e ovviamente la centralina GT4. Questa permette di regolare pedale acceleratore in modalità sport 5 settaggi e eco 2 settaggi, ovviamente rail e turbo, tutto controllabile dall'app, quindi è possibile settare ogni parametro direttamente dallo smartphone. Beh, l'installazione sul motore è elementare. Abbiamo un sensore che è questo qui, il sensore gasolio, e il sensore turbo, quindi in 5 minuti netti si installa sul motore. Poi va trovato un passaggio all'interno in quell'area lì più o meno per entrare in macchina e collegare il cavo anche sul connettore del pedale acceleratore. Basta togliere due viti e viene via il carter di protezione che c'è qui. Ci collegheremo al sensore che c'è dietro il pedale acceleratore e poi andremo tramite quel gommino lì dall'altra parte, quindi nel vano motore. Questo di sicuro non aiuta. Ecco, dal vano motore abbiamo trovato, togliendo questo tappino, un passaggio perfetto. Adesso modifichiamo il tappino così che non entri acqua e facciamo passare il cavo. Togliendo solamente una vite, abbiamo libero accesso al connettore. Adesso mettiamo qui il cablaggio e poi passiamo al vano motore. Una volta fatto passare il cavo dal vano piedi al vano motore, siamo pronti a inserire i terminali nel connettore fornito. Ok, ci siamo. Sensore rail collegato, sensore turbo collegato. Questo è il nostro cavo che viene dal pedale acceleratore e va tutto alla GT4. Adesso procediamo alla taratura e la mettiamo sul banco prova. Allora, devo dire che non se ne vedono tante di serie 3 GT come questa, però pacchetto M, cerchi belli, fa la sua figura, eh. Adesso la proviamo. Ok, finalmente siamo in macchina. Sono pronto per provare l'originale e poi modificata. Vi faccio vedere una cosa importante per quanto riguarda l'applicazione. Questo qui è il pick-up a map. Abbiamo sotto controllo tutti i parametri della centralina GT4. In questo momento sono a 0. Abbiamo pressione rail a 0, turbo a 0 e pedale acceleratore a 0. Eccolo qua. Facciamo un lancio originale, dopo impostiamo le mappe tutte al massimo e vediamo la differenza in tempo reale. Siamo pronti per il lancio originale. Perfetto. Facciamo un paio di ripetizioni. Ok, ho fatto qualche altro lancio originale. Mentre la velocità scende, vi faccio vedere intanto come settiamo il rail a 8, perfetto, il turbo a 8 e il pedale. Beh, in realtà il pedale, essendo una prova banco, potremmo anche lasciarlo originale perché serve più che altro per il feeling di guida mentre si è in strada. Quindi abbiamo turbo alla massima potenza e rail alla massima potenza. Adesso facciamo un lancio modificato. Ok, procediamo con il lancio modificato. Perfetto. Vede che tira anche più in alto. Ok, facciamo un paio di ripetute anche qui, poi andiamo a vedere i risultati. Ok, ecco qui i nostri grafici che abbiamo appena registrato. Abbiamo l'originale 176 cavalli contro i 190 dichiarati, purtroppo è una cosa abbastanza consueta di questi motori, 382 Nm di coppia originale. Con la centralina attivata abbiamo 207 cavalli, quindi sono 31 in più, e ben 444 Nm. Su strada farà tantissima differenza, senza contare che poi si può anche attivare la opzione del pedale acceleratore modificato per rendere la guida ancora più aggressiva. Oh,
Libero finalmente. Devo dire che con questa è un po' più difficile lavorare. Allora, che ne dite di questa BMW oggi? Direi abbastanza interessante. La cosa bella è che con il telefono, semplicemente cliccando un pulsante, si hanno 30 cavalli in più, 31 cavalli quelli che sono, e un bel boost di coppia. Poi si può personalizzare ogni cosa, insomma. Penso sia abbastanza interessante poter avere questa possibilità, soprattutto considerando che lascia intatta la garanzia BMW, quindi una cosa importante. Bene, direi che mi sono meritato 2 litri di acqua. Noi ci vediamo la prossima volta, mi raccomando, seguiteci sui social e sempre Power King Chip Tuning. Ciao!